Importante incontro a Norcia del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che si è confrontato con i sindaci e i presidenti delle regioni del cratere sismico del centro Italia. Incontro rilevante in un momento decisivo in cui in Parlamento si sta discutendo la legge di conversione del decreto sblocca cantieri. Al Presidente Conte è stato ricordato che i sindaci hanno presentato molti emendamenti volti a sbloccare una ricostruzione ferma, anzi per certi versi mai avviata, che ha messo in ginocchio i territori. Un incontro positivo perché comunque c'è stata un'ampia disponibilità all'ascolto di quelle che sono le esigenze dei territori, però dall'ascolto adesso dobbiamo passare ai fatti, anche perché c'è una legge in discussione in Parlamento, la legge di conversione del decreto sblocca cantieri. Come sindaci, come territori abbiamo presentato una serie di emendamenti e oggi, insomma, le parole penso, ecco, che si debbano essere concluse, si deve passare ai fatti. I fatti per noi sono costituiti dall'approvazione degli emendamenti che noi abbiamo chiesto per sbloccare finalmente la ricostruzione, sia la ricostruzione privata, quindi diciamo così, il trasferimento di funzioni di ricostruzione leggera ai comuni con un potenziamento del personale, una stabilità del personale con un potenziamento generalizzato sia per i comuni che l'OSR e una semplificazione per la ricostruzione pubblica che è ferma in tutti i territori del centro Italia e questo non possiamo permettercelo. In questi anni, questi 2 anni, abbiamo subito una sottovalutazione del cratere sismico del centro Italia. Al Presidente abbiamo detto che questa situazione non è più tollerabile, adesso lui, come capo del nostro governo, deve assumersi la responsabilità di portare in Parlamento una linea che è quella di dare una speranza ai nostri territori.